Credo che una fase difficile per quel che riguarda la politica degli investimenti è andare a recuperare le palestre all'interno degli edifici scolastici per metterli a disposizione in orari extrascolastici, quindi a disposizione del territorio dell'associazione, sia un obiettivo che ci dobbiamo porre da raggiungere in tempi brevi. Nel 2014 un conto capitale investimenti da fare soltanto nelle palestre delle scuole. Tante volte i territori, i piccoli comuni o anche grandi quartieri della città, aree metropolitane, hanno carenza di impiantistica, però magari hanno le scuole che non mettono a disposizione le palestre in orario extrascolastico. Quindi con piccoli interventi, ma anche di adeguamento di sicurezza, per distinguere gli accessi alla palestra e far sì che non accedano alla scuola, puoi dare una risposta al territorio, mettere a posto la palestra della scuola e quindi puoi con pochi investimenti aumentare la platea degli impianti a disposizione delle associazioni. Però devi fare prima un incontro, diciamo un protocollo d'intesa con il provveditorato. Te bene o male metti a disposizione delle risorse per i comuni e per migliorare gli edifici scolastici. Con magari un punteggio leggermente più alto a quelle scuole, a quei comuni che hanno le palestre che non vengono ancora utilizzati da società in orario extrascolastico. Comunque anche a disposizione delle palestre che già sono utilizzate, che sicuramente hanno bisogno di migliorie.